Care professoresse, cari professori, benvenuti. Sono Marina Territano della redazione giuridica economica di Rizzoli Education e oggi sono qui per presentarvi il primo di una miniserie di tre appuntamenti sulle metodologie didattiche innovative. Il titolo dell'evento di oggi è il Digital Storytelling nell'insegnamento del diritto e ne parleremo insieme alla professoressa Maria Giovanna D'Amelio, che molti di voi già conoscono e apprezzano. Buonasera, salve a tutti, ben Buonasera trovati. Maria Giovanna, buonasera. Per chi ancora non la conoscesse, la professoressa è docente di discipline giuridico-economiche, è esperta nella formazione docenti e autrice di libri sia di testo sia pubblicazioni sulla didattica a marchio Rizzoli Education. Quindi benvenuta professoressa e oggi quindi parleremo dello digital storytelling e partiamo quindi col dire che si tratta di una metodologia didattica innovativa che consente di organizzare contenuti e narrare storie attraverso l'uso di strumenti digitali. In particolare noi ci soffermeremo sull'uso di questa metodologia applicato allo studio delle discipline giuridiche. E avremo modo di vedere, appunto, con l'aiuto della professoressa D'Amelio, come è possibile condurre gli studenti ad apprendere divertendosi. Cominciamo subito col dire che la produzione di Rizzoli Education di quest'anno è caratterizzata dalla presenza di un nuovo marchio Innova che potete vedere in questa prima slide, che evidenzia nei nostri corsi l'utilizzo appunto di metodologie didattiche innovative. Prima di vedere insieme di che cosa si tratta, però alcune comunicazioni di servizio. L'attestato di partecipazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito della casa editrice, alla pagina Attestati, e per chi volesse accedere allo streaming in differita, l'attestato sarà disponibile solo per quei partecipanti che avranno effettuato l'accesso dalla mail di conferma di iscrizione entro le 23:59 di oggi. Questo video resterà disponibile sul nostro canale YouTube, al quale vi consiglio di iscrivervi se non l'avete già fatto per non perdervi nessuno dei nostri eventi e anche le slide verranno caricate nella sezione archivio, del nostro archivio webinar del nostro sito. Cominciamo quindi con le slide che abbiamo preparato per voi, partendo appunto dal progetto Innova. Ecco, che cos'è il progetto Innova? Dunque, andiamo. È un progetto di Rizzoli Education che arricchisce tutti i nostri testi con le nuove metodologie didattiche. È riconoscibile, come abbiamo visto, da questo nuovo logo che si trova in tutte le pagine dove queste metodologie vengono proposte, e propone attività innovative per il coinvolgimento della classe, supportando quindi le docenti e i docenti nell'utilizzo delle nuove metodologie. Ma da dove nasce il progetto Innova? Il progetto Innova ha come fonte l'atto di indirizzo politico per l'anno 2022 del ministro per l'istruzione Bianchi, anche se mi permetto di dire che la casa editrice Tramontana ha sempre avuto un occhio di riguardo per quel che riguarda le metodologie innovative e chi da tanto adotta i nostri libri sa bene di che cosa stiamo parlando. La terza priorità, comunque, che viene enunciata in questo atto di indirizzo politico è quella di promuovere appunto processi di innovazione didattica e digitale per superare un po' quell'approccio di tipo trasmissivo che ancora viene utilizzato in molte classi. Ecco, qui vi ho riportato nelle slide, potrete vederlo poi quando le scaricherete, che cosa dice esattamente il documento, ma io andrei avanti perché questo potete leggerlo e vi direi quali sono tra tutte le metodologie innovative che noi della redazione giuridica abbiamo scelto per i libri di nostra produzione.
il digital storytelling, di cui parliamo oggi appunto con la professoressa D'Amelio, la Flipped Classroom, di cui parleremo sempre con la professoressa D'Amelio l'8 marzo, e infine il debate, di cui parleremo invece con la professoressa Bellavista il 4 aprile. Quindi segnatevi questi appuntamenti, ed ecco le copertine che vi ho riportato del libro di diritto per l'articolazione RIM, di cui è coautrice la professoressa D'Amelio insieme al professor Capiluppi. Il titolo è Passaporto di diritto, quest'anno è pronto il libro per il secondo biennio e stiamo preparando il volume per il quinto anno, che sarà accompagnato anche da una guida per la preparazione all'esame di Stato. Per i docenti ci sono le due guide, quella per il secondo biennio è già pronta e stiamo preparando anche in questo caso quella per il quinto anno. Per cominciare però a rompere un po' il ghiaccio e cominciare a conoscerci, perché mi farebbe molto piacere e sono sicura che farà molto piacere anche alla professoressa D'Amelio avere un dialogo con voi oggi pomeriggio per un confronto, vi chiedo se è possibile di raggiungere il sito www.menti.com, dove abbiamo preparato un sondaggio per voi. Allora, andate sul sito e poi chiedo ai miei colleghi dalla regia di mandare nella chat il link, in modo che voi possiate direttamente raggiungerlo attraverso il link. La domanda che vi pongo è: avete utilizzato almeno una volta una di queste metodologie didattiche innovative, e se sì, cosa avete utilizzato? Già digital storytelling, flipped classroom o debate? È apparso il link nella chat, adesso passo la parola alla professoressa D'Amelio e tra poco magari vi faccio vedere il risultato di questo sondaggio, così cominciamo a capire che cosa vi piace di più. Maria Giovanna, prego. Sì, eccoci. Allora, di nuovo buonasera a tutti, ben trovati. E mi fa piacere, come sempre, periodicamente ci incontriamo ogni anno per cercare di discutere, di verificare un po' insieme quali sono le novità che riguardano il nostro lavoro, le novità che possono essere sia di tipo legislativo, come può essere stato per esempio l'anno scorso tutto il tema dell'educazione civica, ma anche di tipo metodologico, come quest'anno e anche in altre occasioni future. Perché stiamo parlando di Innova, quindi nel caso specifico di oggi, di digital storytelling, di flipped e così via? Perché appunto abbiamo bisogno di innovazione metodologica, perché io lo ripeto sempre, forse ad ogni incontro, c'è questa necessità di andare incontro un po' a una società che è cambiata, per cui per quanto noi docenti siamo convinti che comunque il nostro modello di scuola, quello che noi abbiamo seguito, diciamo, sia stato il più efficace, purtroppo ci scontriamo ogni giorno con la realtà di ragazzi che sono sempre più demotivati e che, come dire, ci danno sempre meno soddisfazioni. E per cui dobbiamo porci un po' nell'ottica di provare noi ad andare incontro alle loro esigenze. E le loro esigenze sono molto legate al tema della tecnologia, diciamo all'uso della tecnologia nella didattica, ed è per questo che ci sforziamo, diciamo, come casa editrice, di fare sperimentazione. E quindi vi proponiamo periodicamente il risultato, diciamo, di queste nostre sperimentazioni, con l'idea di suggerirvi, insomma, di sperimentarle anche voi per verificare se possono essere utili al nostro lavoro. Oggi parliamo appunto di digital storytelling. Che cos'è lo storytelling? Lo storytelling è letteralmente, diciamo, si intende l'arte del narrare, cioè dobbiamo utilizzare questo strumento della narrazione, raccontare delle storie per coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento. Narrare delle storie, se io lo faccio attraverso degli strumenti digitali, diventa un digital storytelling. Quindi sostanzialmente cosa dobbiamo chiedere ai nostri studenti? Di raccontare delle storie attraverso strumenti digitali, che possono essere sicuramente le immagini, sicuramente i video, mappe concettuali, testi,
tutta una serie di strumenti che per i ragazzi sono, come dire, molto vicini alla loro realtà. I ragazzi oggi sono sempre più comunicativi. La costruzione dei video, che fino a poco tempo fa magari era anche appannaggio di pochi, perché solo pochi accedevano su YouTube nel senso di essere costruttori di video. Oggi invece con l'uso di TikTok, non so se avete avuto modo di condividere con i vostri studenti, ci sono tantissimi ragazzi che sono diventati produttori di video che pubblicano poi su TikTok, che evidentemente è uno strumento ancora più semplice. Per cui loro sono molto vicini a questa realtà e dobbiamo immaginare di poter sfruttare questa loro capacità, questa loro competenza ai fini didattici. Il digital storytelling è utilizzato in tanti ambiti, dal giornalismo, il marketing, ma sicuramente è interessante, diciamo, e può essere utile utilizzarlo anche nella didattica. E noi oggi in particolare ci soffermeremo su questo utilizzo per quanto riguarda le discipline giuridiche. Vedremo come. Perché fare riferimento a perché utilizzare questo strumento, che sicuramente ci diremo, immagino ci saranno anche tanti commenti, è impegnativo, nel senso impiega molto tempo, i ragazzi insomma utilizzeranno molto tempo per realizzare il prodotto che adesso vi andrò a proporre. Però, come sappiamo, non dobbiamo più ragionare in termini di tempo sacrificato, in termini di programmi che non riusciamo a portare avanti, perché dobbiamo impegnare i ragazzi in qualcosa che li entusiasmi se davvero vogliamo ottenere da loro dei risultati. Per cui utilizzare strumenti come questi significa rendere gli studenti protagonisti, significa coinvolgerli nelle cose che sanno fare e quindi solleticare, diciamo così, la loro creatività. In questo modo aiutiamo i ragazzi ad apprendere. Se noi riusciamo a trasmettere, a far lavorare i ragazzi su argomenti giuridici attraverso cose che a loro piace fare, sicuramente abbiamo ottenuto dei risultati. E sicuramente questo strumento può essere un facilitatore per il loro apprendimento, oltre che appunto utilizzano strumenti che sono loro familiari. E può servire anche come forma di orientamento, perché i ragazzi possono capire anche, diciamo, quali sono, meglio valutare quali sono le loro passioni e quindi diventare, diciamo, più consapevoli di quelle che sono le loro scelte. Oltretutto, questo tipo di strumento può essere utile anche per ragazzi che sono in difficoltà, ragazzi con bisogni educativi speciali, ragazzi con disabilità. Non so se vogliamo adesso vedere prima il risultato del precedente sondaggio, chiedo a Sì, Marina, e poi magari proporre il facciamo. secondo, prima di entrare un po' proprio nel merito della digital storytelling. Sì, chiedo a Massimiliano di farci vedere, eccolo qui. Ecco, come vedete, il digital storytelling è quello meno utilizzato. In realtà, molti utilizzano Flipped Classroom, abbastanza il debate, ma il digital storytelling ancora è un po' sconosciuto. Speriamo Quindi, allora di sostenere oggi questa nuova sperimentazione. va bene. E allora chiederei sempre ai miei colleghi di far apparire il link per votare al prossimo sondaggio che abbiamo preparato per voi, nel quale vi chiediamo quali sono i motivi per cui non avete mai utilizzato o vabbè, chiaramente quei pochi che hanno detto che l'hanno utilizzato non risponderanno, il digital storytelling. Le risposte possibili sono: non conosco la metodologia, il suo utilizzo è dispersivo, non so come valutare questa attività, oppure non ho sufficienti conoscenze tecniche per proporla. Appunto, potete votare attraverso il link che è già apparso, che io vedo già in chat, oppure potete andare sul sito www.menti.com e digitare il codice 27990685 per votare a questo nuovo sondaggio. Okay. Magari poi ci dici tu quando sono disponibili i Sì, risultati, ci appena sono teniamo un disponibili i occhio. risultati, vi interrompo un Va attimo. bene, ok.
Allora, noi entriamo adesso nel merito di questo racconto di storie. Come possiamo utilizzare il digital storytelling nella didattica? Innanzitutto lo può utilizzare il docente, ed è la forma più classica. Immaginiamo le classiche presentazioni di PowerPoint, in fondo anche quelle sono degli storytelling, anche se lo storytelling è un racconto di una storia, normalmente anche in ordine cronologico, diciamo così, mentre le presentazioni sono un po' anche fatte secondo delle mappe concettuali. Però diciamo noi docenti possiamo utilizzare questa e utilizziamo già questa tecnica in qualche modo e potremmo raccontare nelle nostre lezioni argomenti, per esempio sull'origine della Costituzione italiana, oppure di recente, come sapete, c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica. Io potrei costruire un racconto, una storia su come è andata questa elezione, oppure su quando si forma un governo, ma anche su tematiche diverse, tematiche di educazione civica, anche di economia, ovviamente. Qui ho citato i problemi del sottosviluppo, ce ne potrebbero essere tantissime altre. E ovviamente questo è un uso, diciamo, limitato in qualche modo ed è un uso riferito ai docenti, ma quello di cui vi voglio parlare oggi invece è l'utilizzo di questo strumento da parte degli studenti, quindi con un approccio diverso. Quindi noi possiamo chiedere ai ragazzi di costruire delle storie, raccontare o costruire delle storie. Possiamo chiedere ai ragazzi di costruire delle storie di fantasia, immaginando di calarsi in una determinata realtà. Supponiamo, ad esempio, che vogliamo trattare un tema di educazione civica. Non so, potremmo chiedere ai ragazzi di inventare una storia di come si vive in un paese in difficoltà. Con riferimento oppure raccontare una storia di una donna che ha subito discriminazioni, una storia di fantasia, oppure potremmo chiedere ai ragazzi di costruire una storia della quale diamo qualche riferimento, quindi non completamente di fantasia, ma all'interno di un quadro di riferimento che gli abbiamo fornito. Ma ciò di cui voglio parlarvi oggi invece è far costruire ai ragazzi una storia di cui noi già formiamo la trama. E qual è questa trama? Non ce la inventiamo, ma la prendiamo da sentenze. E quindi chiediamo agli studenti di costruire uno storytelling sulla base di sentenze che noi gli forniamo. Sentenze che noi gli forniamo, che in realtà noi come casa editrice vi forniamo, nel senso che appunto sui libri di testo ci sono tanti laboratori di competenze, in molti dei quali si propongono appunto l'analisi di sentenze. Quindi lì c'è un percorso guidato per poter costruire eventualmente queste storie, perché è già ripresa un po' il racconto del caso, ma nulla toglie che voi possiate prendere qualunque sentenza dalla giurisprudenza e chiedere ai ragazzi di ricostruire il caso giuridico, quindi raccontandolo attraverso uno storytelling. A cosa serve questo? Serve molto ai ragazzi, io appunto come vi dicevo all'inizio sperimento sempre e quindi ho verificato che i ragazzi, lo sappiamo tutti, credo insomma sia condivisa questa preoccupazione, i ragazzi non sanno leggere, nel senso che leggono, ma non si soffermano su quello che leggono e quindi serve a comprendere bene il testo, perché se io lo devo ricostruire, innanzitutto lo devo comprendere, ma serve soprattutto a costruire, diciamo, dei percorsi logici, perché io devo ricostruire, e nel caso della sentenza lo posso fare attraverso un ordine cronologico, io devo ricostruire una storia, quindi devo mettere insieme dei pezzi secondo un filo logico. E quindi si tratta un po' di rafforzare sia le competenze della comprensione, ma anche e soprattutto quelle della relazione, cioè dell'elaborazione scritta, diciamo così, di una storia in questo caso. Quindi i ragazzi si devono cimentare nel ricostruire una vicenda e riuscire a rappresentarla, cosa che non è scontata, perché penso capiti anche a voi, se chiediamo ai nostri studenti, per esempio, di fare una ricerca, sappiamo bene che i ragazzi prendono pezzi copiati qua e là, li mettono insieme senza mai preoccuparsi neanche di creare un filo logico, diciamo, di collegamento tra una parte e l'altra. Ecco, in questo caso invece devono necessariamente trovare il filo conduttore e questo, diciamo, li aiuta appunto nel loro percorso di apprendimento. Che cosa, come possono rappresentare questa storia attraverso dei reportage, delle fotografie, degli ebook, insomma, poi ognuno sceglierà qual è lo strumento che intende chiedere ai ragazzi.
con quali programmi potremmo chiedere semplicemente ai ragazzi, per chi magari è meno esperto, diciamo così, si potrebbe chiedere ai ragazzi di fare una presentazione multimediale, come già facciamo, ma la proposta che voglio farvi io oggi va un po' oltre. Quindi potremmo chiedere di utilizzare la presentazione multimediale, potremmo utilizzare delle applicazioni di video editing, cioè per costruire dei filmati, se io voglio realizzare, raccontare la storia attraverso un video. Potremmo chiedere di utilizzare dei prodotti di grafica, dei software di grafica, per esempio Adobe Spark, oppure Google Moduli. Google Moduli è evidenziato in rosso perché è la proposta che voglio farvi oggi, con la premessa che non siamo qui a pubblicizzare Google, assolutamente, come dire, lungi da noi una preferenza, semplicemente è uno strumento che penso anche molti di voi hanno utilizzato durante questo periodo di didattica a distanza e, come vi evidenzio anche qui, è accessibile a tutti perché quasi tutti i ragazzi hanno ormai un account di Google, è collegato a un Drive, quindi tutti i lavori che vengono fatti possono essere salvati automaticamente, non è difficile da utilizzare, ma soprattutto consente di costruire delle verifiche. Ora, immagino che anche voi durante il periodo della DAD, come dicevo prima, abbiate avuto la necessità di fare delle verifiche a distanza. Moltissimi hanno utilizzato Google Moduli per fare le verifiche. Google Moduli in realtà era nato per fare dei sondaggi, però poi è stata data, diciamo, la possibilità anche di renderli una prova di verifica, quindi con l'indicazione dei possibili risultati. Ed è proprio in questo senso che mi sento oggi di, come dire, suggerire questo strumento per costruire gli storytelling, come vedremo tra poco. Non so, Marina, se vogliamo nel frattempo vedere il risultato Sì, del sondaggio e poi. adesso è stabile, per cui possiamo far vedere il risultato del secondo sondaggio e come vedete c'è una predominanza della prima risposta, cioè non si conosce la metodologia, oppure anche l'ultima, e cioè quella rispetto alla insufficiente, diciamo così, conoscenza tecnologica. Però spero appunto che dopo il tuo intervento, Maria Giovanna, le risposte Speriamo, cambieranno. speriamo. In realtà, come dire, ecco, io sto suggerendo oggi l'utilizzo di Google Moduli, però vorrei che restasse un po' a tutti l'idea che noi possiamo chiedere ai nostri ragazzi di costruire delle storie, partendo appunto da delle sentenze, al di là dello strumento. Perché è quello, diciamo, la cosa importante dal punto di vista dell'apprendimento. Poi lo strumento, io oggi ve ne suggerisco uno, ma appunto uno potrebbe anche pensare di semplicemente di utilizzare ancora la classica presentazione di PowerPoint. Io, torniamo ecco alle slide, io mi sento di suggerire Google Moduli perché, come vi dico qui, possiamo chiedere ai ragazzi di semplicemente di ricostruire la storia. Quindi prendiamo una sentenza, adesso vedremo come, prendiamo una sentenza e chiediamo ai ragazzi di rappresentare la storia che c'è dietro, oppure, e per questo ci può essere utile Google Moduli, oltre al racconto della storia, ci costruiamo insieme una prova di verifica. Una prova di verifica che devono costruire gli studenti. E quindi chiediamo a loro non solo la competenza di ricostruire la storia, ma anche di collegare a quella storia delle domande, come se loro fossero i docenti e quindi devono cimentarsi in un ulteriore compito, che è quello di individuare delle possibili domande. Quindi costruire una vera e propria vera e propria prova di verifica da far realizzare poi agli altri studenti, quindi passare questo compito tra l'uno e l'altro, in modo che questo costituisca anche per loro stessi un momento di autovalutazione, cioè un momento in cui lo studente si confronta anche con il lavoro fatto dagli altri, rispondendo in questo caso alle domande, e che può aiutarlo a verificare se il lavoro che ha fatto lui, come dire, era completo, se mancava di qualcosa, se ci sono degli elementi di cui lui non ha tenuto conto, e anche segnalare a chi ha costruito la prova eventuali errori, eventuali difficoltà che possono derivare dalla prova così come era stata composta dagli altri studenti. Allora, veniamo, diciamo, nel merito della,
di questo strumento e ho preso uno dei laboratori delle competenze, uno a caso, inserito in questo caso appunto nell'ultimo volume di RIM. Ma come vi dicevo, ci sono sentenze nel laboratorio di competenze in tutti i volumi, diciamo, che noi abbiamo realizzato in questi anni, quindi volendo si possono riprendere anche sentenze precedenti, oltre alle ultime. Allora, in questo caso, sul tema sull'UDA del lavoro, abbiamo inserito come laboratorio delle competenze licenziamento antisindacale. Quindi è la storia di un decreto, diciamo, del Tribunale di Lodi, in cui c'è una rappresentante sindacale che, adesso la storia, diciamo, è raccontata brevemente, vedete in questa mezza pagina e in questa successiva. Queste, siccome vi restano poi le slide, appunto l'abbiamo riportata per intero, di modo che voi poi possiate anche rileggerla. Allora, questa lavoratrice è stata eletta come rappresentante sindacale e scrive sui social dei post, una lettera di critica nei confronti dell'azienda presso cui lavora. L'azienda la licenzia e quindi la lavoratrice, insieme con il sindacato, propone ricorso contro questo licenziamento, un licenziamento appunto antisindacale. Allora, questa è la storia. Leggendo la storia, noi chiediamo ai ragazzi di ricostruire, diciamo così, le parti di questa storia. Non so se appunto vi è capitato più o meno spesso di leggere delle sentenze. Molte sentenze sono lunghe, ma all'inizio c'è sempre la ricostruzione dei fatti. E quindi è quella la parte che in questo momento ci interessa andare ad analizzare. Allora, leggendo questa storia, noi praticamente chiediamo ai ragazzi di ricostruire le fasi di questa storia, appunto seguendo un percorso logico, cioè cercando di capire che cosa è successo all'inizio e che cosa si è sviluppato via via, diciamo, nella storia. Anche questo non è una cosa semplice che i ragazzi riescono a fare, perché i ragazzi non si interrogano, no? Leggono senza chiedersi il perché di quello che stanno leggendo. Allora, noi cosa possiamo chiedere di fare ai ragazzi? Sulla base del racconto, gli chiediamo di evidenziare quali sono gli eventi raccontati. Allora, io qui li ho riportati secondo come sono messi in quella sentenza. Laddove è possibile, laddove è citato, inseriamo anche il riferimento cronologico perché ci aiuterà poi nella ricostruzione. Allora, in quel caso, nel racconto si dice che una tale signora Maria, che ha un nome di fantasia, viene licenziata, quindi la storia parte con lei che è licenziata. Ovviamente non sarà sicuramente la prima delle cose che sono successe, è la prima cosa che viene raccontata, quindi la mettiamo come primo elemento che emerge da questa lettura. Poi troviamo che questo era successo a settembre del 2020, poi troviamo che a ottobre il sindacato presenta il ricorso contestando il licenziamento e che la società non si costituisce in giudizio. Nel leggere ancora la storia, però, vedete, torniamo indietro e troviamo che l'azienda ha scritto alla lavoratrice contestando quello che aveva pubblicato, diciamo, sui social. Poi si torna ancora indietro e si dice che la lavoratrice aveva scritto effettivamente una lamentela e così via. Abbiamo ricostruito così come sono in sequenza, no? Così come sono raccontate all'interno della sentenza le varie fasi. Non abbiamo trovato scritto che Maria lavora presso l'azienda e quindi chiaramente lo possiamo aggiungere noi perché alla base di tutto c'è il fatto che lei è stata assunta presso questa azienda, quindi se vogliamo raccontare la storia dobbiamo partire dall'inizio. Maria è stata assunta presso l'azienda e ovviamente il caso si concluderà con la sentenza, con la decisione del tribunale, in questo caso era un decreto. Quindi abbiamo chiesto ai ragazzi di ricostruire, raccontare, diciamo, quali sono gli eventi raccontati nella sentenza. Questo senza, cioè così come sono stati messi in sequenza. La fase successiva è che dobbiamo riprenderli e riordinarli. In questo ci può aiutare appunto la ricostruzione delle sentenze, ci può essere utile perché la ricostruzione può avvenire in ordine cronologico e quindi riprendendo le stesse operazioni di prima, io posso attribuire a ciascuna di queste un numeretto. Quindi rileggendo, vedete in questo caso sono 9, non sono tantissime. Allora, io sicuramente quando vado a rileggere, e qui devo aiutare i ragazzi a costruire questo percorso,
E quindi devo chiedere, ragazzi, secondo voi, rispetto a tutte queste operazioni, che cosa è successo per primo? Quindi, per prima cosa, Maria è andata a lavorare presso l'azienda. Il secondo punto è che è stata nominata come rappresentante sindacale e poi come rappresentante sindacale ha postato una lamentela nei confronti dell'azienda, vedete al numero 3, al numero 4 l'azienda gliel'ha contestato e così li abbiamo numerato. Avendole numerato, se le riordiniamo, praticamente avremo la timeline, cioè la sequenza delle operazioni. Abbiamo ricostruito la storia esattamente in ordine cronologico e quindi i ragazzi dovrebbero aver compreso esattamente come sono andati i fatti. In questa fase è importante, come dire, la presenza e il supporto del docente perché li deve aiutare a orientarsi, perché vi assicuro che i ragazzi non sono, tranne i più bravi, diciamo, non sono abituati a capire che cosa succede prima e che cosa succede dopo. Allora, in questo modo noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aiutato i ragazzi a comprendere un testo e a ricostruirlo. A questo punto subentra appunto lo storytelling digitale, cioè chiediamo ai ragazzi di non semplicemente di mettere in ordine queste fasi, ma anche di raccontarle e di raccontarle con strumenti digitali. Potrebbe essere considerato una cosa superflua, diciamo così, nel senso che già questa prima fase è importante per loro. Perché perdere tempo per aggiungere foto, video? Perché è il loro linguaggio, perché in quello loro si cimentano e perché nel cercare di raccontare, come dire, acquisiscono ancora meglio consapevolezza di quella che è la storia. Sono sicura, diciamo così, per averlo appunto già sperimentato, che un caso che loro hanno raccontato non lo dimenticheranno. E ovviamente dietro al caso c'è tutta la conoscenza che poi, diciamo, noi abbiamo trasferito loro e che chiederemo di mettere ancora in campo in questo racconto. Quindi abbiamo ricostruito, dicevo, le fasi e a questo punto possiamo chiedere loro di costruire uno storyboard. Cos'è lo storyboard? Praticamente uno schema in cui noi andiamo a dire: sono 9 le nostre operazioni che dobbiamo rappresentare, come le vuoi rappresentare? Per cui potremmo utilizzare uno schema, un diagramma in cui diciamo la prima, utilizziamo questo quadrato per esempio, se voglio già immaginare un disegno, un fumetto, oppure semplicemente per apportare, scrivere un testo in cui diciamo Maria lavora presso la tale azienda, quindi come lo voglio rappresentare questo attraverso, per esempio, semplicemente una foto e un testo. Questo può essere fatto come diagramma, ma io vi propongo anche molto più semplicemente una tabella. Vedete, in questo caso è semplice una tabella, come dire, anche di Word, in cui abbiamo rimesso in ordine le fasi di questo racconto e a fianco a ciascuna chiediamo ai ragazzi di indicare in che modo vorrebbero rappresentare quel momento. Quindi Maria lavora presso l'azienda, la foto con un testo. Maria è stata nominata come rappresentante sindacale, anche in questo caso, per esempio, l'immagine di una riunione sindacale, magari aggiungendo dei fumetti in cui una persona esprime, diciamo, cioè un dialogo tra due parti. La Maria racconta, cioè scrive sui social lamentando le condizioni di lavoro presso l'azienda. Qui potremmo, per esempio, immaginare che i ragazzi possano registrare un video in cui uno legge una lettera e magari sotto c'è una musica di sottofondo e magari c'è un'immagine di un testo che scorre, cioè questa poi la fantasia dei ragazzi è assolutamente incredibile. Quindi per ciascuna di queste operazioni i ragazzi possono scrivere qui di fianco come intendono rappresentare questo elemento. E a questo punto poi andiamo a rappresentare questa storia, quindi abbiamo costruito la nostra base e chiediamo ai ragazzi di rappresentarlo. Ovviamente questa parte possono farla tranquillamente a casa, cioè mentre la lettura, la ricostruzione del testo è importante che venga fatta in classe perché, come vi dicevo, le dobbiamo un po' guidare, la parte della costruzione la possono fare benissimo a casa e quindi, diciamo, noi risparmiamo un po' di tempo in classe. Sebbene, ma ne parleremo al prossimo incontro, con la Flipped Classroom, no, si invertono un po' queste posizioni, cioè dovremmo chiedere ai ragazzi di studiare a casa e realizzare questi lavori in classe, però insomma. Per il momento possiamo anche un po' limitare questo aspetto. E allora qui subentra appunto l'utilizzo di Google e adesso vi vediamo un po' in diretta come possiamo utilizzare questo strumento. Io non so quanti di voi siano esperti nell'utilizzo di Google e di Google Moduli. Io, come dire, do un po' per acquisito che un minimo di conoscenza ci sia, però vi faccio anche vedere quali sono le varie operazioni e per questo lo faccio un po' in diretta con voi. Allora, per utilizzare moduli, io devo
essere, diciamo, posizionata su un account, cioè io devo avere la registrazione a un account di Google. In questo caso sapete che ci sono questi 9 pallini dentro i quali, se io clicco, ci sono le varie applicazioni di Google. In questo caso a me interessa andare a lavorare sul Drive. Quindi io apro il Drive. Il Drive è una sorta di repository, no? Di archivio in cui ci sono tutte le cartelle, tutti i lavori che io faccio, e da qui chiedo, cliccando su Nuovo, di aprire e costruire un nuovo modulo di Google. Penso che moltissimi di voi lo hanno utilizzato, appunto, dicevo, durante il periodo della didattica a distanza. Comunque, Google, Moduli, in questo caso, mi consente attraverso dei blocchi di fare delle domande. Delle domande, preferibilmente, diciamo, l'utilizzo è quello delle domande a risposta multipla, in cui io qui posso mettere già le opzioni e posso trasformare appunto questo esercizio in una valutazione. Quindi riesco a dare anche qual è la risposta esatta, e quindi in automatico, poi, quando i ragazzi faranno la prova, mi dà anche direttamente il risultato, cioè se hanno cliccato sulla opzione giusta, diciamo, sulla risposta giusta. Io l'ho utilizzato in realtà non solo per le risposte multiple, ma anche per le domande a risposta aperte. È chiaro che in quel caso la domanda a risposta aperta poi va valutata, diciamo, una ad una, no? Direttamente dal docente, non c'è un punteggio automatico. Però volendo si può anche utilizzare solo per le risposte multiple e quindi avere automaticamente il risultato. Perché Google? Cioè, se io devo semplicemente inserire il racconto della storia, le immagini, il video e il testo, forse Moodle sì, Google è anche eccessivo ed è anche limitante sotto certi aspetti, perché dal punto di vista grafico non ci consente di fare molto. Ma invece può essere utile se, come vi dicevo prima, io oltre al racconto della storia voglio chiedere ai ragazzi di inserire delle domande, quindi per costruire una vera e propria prova di verifica, perché nel costruire le domande i ragazzi si devono interrogare su quel momento della storia che io sto raccontando. Per esempio, Maria, che è stata assunta dall'azienda, a quale degli argomenti che abbiamo studiato è collegato? E quindi qual è, per esempio, un elemento importante di questo argomento che io potrei proporre come domanda? E quindi loro devono riflettere effettivamente sui contenuti e su quali sono i contenuti più importanti, su come devono essere posti, su quali sono le risposte corrette. Allora facciamo un breve esempio. Allora diciamo che in questo caso io inserisco il titolo che è licenziamento antisindacale. Una doppia A. Ok. Se clicco anche qui sopra me lo dà anche automaticamente come nome del file. Mentre io lo sto creando, voi sapete, Google già salva direttamente il file e anche tutte le modifiche, no? Diversamente da quello che succede con Office, in cui io prima creo il lavoro e poi lo devo salvare, con Google invece si salva tutto in automatico. Quindi io qui ho già salvato un file che si chiama licenziamento antisindacale. Mi piace pensare, o meglio, ho proposto, insomma, anche ai ragazzi di creare una serie di prove di questo tipo e di renderle come se fosse una sorta di serie televisiva, no? Per cui ho immaginato che ci sia un avvocato che si chiama Morelli, un nome di fantasia, e quindi metto un nuovo caso per l'avvocato Morelli. Quindi loro potrebbero fare, diciamo, alla fine dell'anno anche una sorta di archivio, no? Dei casi risolti dall'avvocato Morelli, in cui noi all'interno della prova, insomma, indicheremo in qualche modo che per la risoluzione, quindi per arrivare alla decisione, ci sia stato un avvocato che ha proposto determinate tesi a favore o contro l'ipotesi che abbiamo dato. Allora, questo è il nostro titolo. Noi possiamo inserire direttamente le domande, ma noi abbiamo detto che dobbiamo prima raccontare una storia. E quindi per raccontare una storia cominciamo a inserire delle immagini. Allora, in questo caso qui c'è la possibilità di inserire dei titoli, delle immagini o dei video. Allora io chiedo di inserire un'immagine, chiaramente le immagini devo averle create prima, e quindi in questo caso, per esempio, io ho questa immagine qui che mi viene inserita. Vedete, in questo caso volevo rappresentare che Maria ha iniziato a lavorare per la tale società. E quindi ho inserito la foto. Adesso sto facendo un'ipotesi semplificata, no? E quindi dico: Maria, sempre il nostro nome di fantasia, ha iniziato a lavorare per la società XXX. Ok.
A questo punto, già sull'avvio del lavoro, io potrei immaginare di inserire una domanda. Quindi, come vi dicevo, no? Abbino il racconto della storia anche con una prova di verifica. Che tipo di domande? Dicevamo, possono essere a risposta multipla, ce ne sono di diverso tipo, ma quelle che ci interessano per il nostro caso sono a risposta multipla o anche a risposta aperta. Se vogliamo farne una verifica che abbia una correzione automatica, dobbiamo cambiare, diciamo, l'impostazione. Quindi qui in alto a impostazioni mi dà la possibilità, vedete, trasforma in un quiz. Ok? E quindi vado alla mia domanda e vedete, mi esce chiave di risposta, cioè la possibilità di indicare qual è la risposta giusta. Allora, che tipo di domanda posso fare? In questo caso, una scelta multipla, per esempio, legata all'assunzione, potrei dire. In che momento deve essere comunicata l'assunzione di un dipendente? Ma adesso dico una domanda, ne potrebbero venire fuori tantissimi. Dipendente. Ovviamente posso mettere le varie opzioni, per esempio posso dire il primo giorno di lavoro. Questa è sempre una parte che devono fare i ragazzi, eh? Entro il giorno successivo, oppure entro il giorno precedente, oppure non so, dopo, anzi, entro 7 giorni. Ok? Quindi questa è la nostra prima domanda, una domanda a scelta multipla. Siccome le abbiamo detto vogliamo farla come verifica, ci dà la possibilità di dare la chiave di risposta, cioè di indicare qual è la risposta corretta e anche di dare quanti punti vale. Cioè in questo modo in automatico Google ci consentirà di sapere alla fine, in base alle risposte date, quanti punti sono stati totalizzati nella prova. Questo sempre che ci siano solo domande a risposta multipla. Se poi noi vogliamo aggiungere domande a risposta aperta, quella sarà una valutazione successiva che deve fare il docente. Allora io in questo caso dico che la risposta esatta è entro il giorno precedente, fine, e torno alla mia impostazione, vedete, con il racconto. Dopodiché continuo il mio racconto e quindi vado a inserire per esempio una nuova immagine. La seconda operazione era che Maria era stata nominata come rappresentante sindacale, quindi diciamo che ho già creato la mia immagine, ci vorrebbero anche i fumetti con il dialogo, come avevo detto, ma non ho avuto, diciamo, possibilità ancora di farlo. Supponiamo che questa sia una riunione sindacale e quindi diciamo Maria è stata nominata RSA. Ok, ovviamente la descrizione può essere molto più lunga. Anche qui, volendo, posso aggiungere non solo una, io ne potrei aggiungere o far aggiungere tante. Diciamo che voglio aggiungere una nuova domanda, in questo caso, per esempio, una domanda vero o falso. E non so, potremmo fare una domanda, per esempio, legata ai sindacati, visto che parliamo di rappresentanze sindacali, potremmo dire i sindacati sono organizzazioni riconosciute. E quindi possiamo dire se è vero oppure se è falso. Anche in questo caso, se possiamo dare la chiave di risposta, cioè la risposta corretta, diremo che è falso, quindi chi risponde falso otterrà un punto. Fine, e torniamo avanti. Quindi andando avanti, io posso rappresentare tutte le fasi di quella storia, vedete, anche in maniera semplice, magari con delle sole foto, ma volendo, appunto, i ragazzi si possono sbizzarrire nella loro creatività per mettere tutto quello che vogliono, ma quello che mi interessa particolarmente è, dopo aver ricostruito la storia e vedere come rappresentarla, a me interessa che loro costruiscano questa prova di verifica. E quindi posso farlo con tutte e 9 le operazioni che vi ho detto prima, con un'ulteriore particolarità che ci consente Google, che è un approfondimento, diciamo, per chi magari è già un po' padroneggia, diciamo, già un po' moduli. C'è anche la possibilità di creare delle sezioni per le quali io posso andare da una parte all'altra della verifica saltando alcuni pezzi, oppure creando all'interno delle sezioni, delle parti di approfondimento che posso decidere di far vedere o di non far vedere. In che modo? Allora, supponiamo che io crei allora, diciamo un'altra domanda che adesso lascio vuota. Posso
Posso creare delle sezioni, quindi questa diciamo era la prima parte di presentazione. Io creo una sezione di approfondimento. Per esempio, questa sezione la voglio utilizzare per coloro che qui hanno risposto vero, sapendo che la risposta era sbagliata. Allora io qui posso dire i sindacati e posso creare un approfondimento sui sindacati. E quindi posso dire, per esempio, che i sindacati non hanno mai chiesto di essere riconosciuti. Posso scrivere tutto quello che voglio. Che cosa succede? Quando io mi vado a riposizionare su questa domanda, no, quella in cui chiedevo i sindacati sono organizzazioni riconosciute, c'è cioè l'alunno che ha risposto falso correttamente e va avanti, l'alunno che ha risposto vero probabilmente ha bisogno di ricordarsi perché ha sbagliato la risposta. E io volendo posso dire, cliccando su questi tre puntini laterali, vedete, vai alla sezione sulla base della risposta. E quindi cliccando qui dico, se il ragazzo risponde vero, non deve continuare alla sezione successiva, ma deve andare alla sezione 2. E quindi alla sezione 2 cosa troverà? La descrizione del perché i sindacati non sono, non sono associazioni riconosciute. Se invece ha cliccato falso, continua con la sezione successiva, continua con la prova. Questo lo posso utilizzare per fare appunto degli approfondimenti. Lo posso utilizzare perché in relazione a quello che risponde il ragazzo, deve andare in una direzione piuttosto che in un'altra, e vi farò vedere tra poco in che senso. Lo posso utilizzare anche per spostarmi, per esempio, se volessi fare un racconto interdisciplinare, potrei a un certo punto dire continua, se clicchi qui, continui magari trattando un argomento di economia. No? Quindi io posso chiedere ai ragazzi anche di spostarsi da una parte all'altra della prova e capite bene che qui c'è anche un discorso, una sorta di programmazione, no? Che i ragazzi di linguaggio di programmazione che devono capire, una sorta di problem solving, mi verrebbe da dire, che devono capire come muoversi da una parte all'altra della prova. Ma questa è un'opzione che vi ho presentato come approfondimento, volendo uno può fare semplicemente una prova di tipo sequenziale. Vi faccio vedere per esempio una prova che avevo proposto io ai ragazzi come esempio, sulla base del quale poi loro dovevano costruire una loro prova. E questo, vediamo un po', ok. In questo caso, costruito attraverso le sezioni, perché appunto si può passare da una parte all'altra, in questo caso parlavamo del tema delle obbligazioni. Le obbligazioni, due ragazzi, diciamo, che dovevano sposarsi, preparativi per il matrimonio, sono andati a prendere un caso, diciamo, sempre anche qui una sentenza vera, sono andati a prenotare la sala per il ristorante. Il giorno del matrimonio, a causa del cibo avariato, praticamente gli ospiti si sono sentiti male, per cui i due coniugi hanno deciso di, dopo aver pagato chiaramente l'acconto, hanno deciso di non pagare il saldo. Il ristoratore li ha citati in giudizio, ha chiesto un decreto ingiuntivo e i due coniugi si sono opposti al decreto ingiuntivo. Quindi la tematica era quella dell'inadempimento e praticamente è ricostruita questa storia. Questa è dal lato di chi la costruisce, vedete con le domande, io posso anche vederla qui con ante, vedete qui ci sono anche le risposte che poi qualcuno di loro aveva dato, c'è anche l'anteprima. Quindi che cosa ho proposto ai ragazzi? Quindi un matrimonio da dimenticare, lo rivediamo nella parte della costruzione. Nome e cognome, fervono i preparativi, questa è la parte del racconto, no? Questi hanno deciso di sposarsi, quindi c'è l'immagine di questa tavolata, e già qui si accordano con il proprietario pagando, diciamo, tutto il servizio costerà 15.000 euro. Quali sono le prestazioni che le due parti devono eseguire? Io qui ho immaginato di lasciare una risposta aperta. La risposta aperta non mi può dare la soluzione automatica con il punteggio, no? Quindi sono io che la parte, vedete come questa qui, con le risposte multiple, mi viene in automatico il punteggio se è giusto o se è sbagliato. Ma queste domande poi io, docente, le vado a valutare a parte. Quindi una prima domanda, poi il gestore chiede l'acconto del 20%, a quale
istituto giuridico si fa riferimento, penale, caparra, preliminare, loro devono rispondere. Dopodiché inizia il matrimonio, qui per esempio c'è l'inserimento di un video, che adesso qui non si vede, forse si potrebbe vedere da qui. Vedete, c'è l'icona del video del matrimonio, c'è i dolci, perché poi sono stati i dolci che sono stati la causa del malore, le persone che hanno cominciato a sentirsi male, arriva l'ambulanza, sono stati ricoverati. Ecco, e qui l'opzione, per esempio, che vi dicevo prima, che fare? Alla fine della giornata gli sposi si chiedono cosa devono fare, che fanno? Paghiamo il saldo e facciamo finta di niente? Ovviamente se paghiamo il saldo, la prova finisce lì perché non vado avanti. Se invece io denuncio l'accaduto e avvio il contenzioso, a questo punto, vedi, si va alla sezione 8 al contenzioso, i collegamenti che vi dicevo prima. E quindi anche qui tutta una serie di domande, vedete quante ce ne sono, e poi si ricomincia nel caso del processo il racconto. Questa è l'immagine dell'avvocato Morelli e così via. Insomma, vedete anche qui c'è una tabella ricostruita sulle persone che si erano sentite male, un approfondimento volendo del perché si erano sentite male, cos'erano gli stafilococchi e così via. Anche qui vi dicevo, la fantasia dei ragazzi può essere larghissima. E andando avanti fino alla fine della prova, chi avrà ragione? Sulla base di chi avrà ragione, c'è un riferimento, vedete la giurisprudenza, il caso fa riferimento a una storia vera che è stata decisa con sentenza del Tribunale di Paola il 15 gennaio, trova il testo della sentenza, riporta la decisione dei giudici. A seconda di come avevano risposto, peccato oppure bravo, se insomma hai risolto il caso, puoi diventare avvocato nel tuo futuro. E questa era una prova appunto che gli avevo proposto per fargli vedere più o meno come poteva funzionare, poi ho chiesto a loro di farne una simile. Questo è un esempio di una prova fatta da una ragazza, scorro velocemente. Questo ovviamente lei ha ripreso un po' il titolo che avevo dato al matrimonio da dimenticare, questo era un contratto. In questo caso c'era un altro caso, un'altra sentenza in cui invece una persona aveva fatto un contratto di acquisto per la costruzione all'interno di una casa in comproprietà, e anche qui, diciamo, la costruzione poi non si era più realizzata, quindi avevano dato l'acconto e senza ottenere poi la casa, e quindi era un altro caso di inadempimento. Quindi anche qui, ovviamente loro si sono un po', questa è una ragazza, insomma, ha fatto una prova un po' non tanto ampia, però come primo esperimento è andato bene, quindi ha messo l'immagine di due che firmano il contratto e dice quali sono gli elementi necessari per costituire un contratto, risposta aperta, anche lei ha provato a inserire un'immagine con delle risposte multiple e così via. E in tutto questo, allora, spero, come dire, di avervi dato un'idea. Torno un attimo alla nostra presentazione. Se riusciamo a mettere, ok. In tutto, fatto tutto questo lavoro, fatto tutto questo lavoro, mi chiedo, va bene, ho impegnato i miei ragazzi per tutto questo tempo, come faccio a valutare il lavoro che hanno svolto? E ci poniamo appunto il problema di dare una valutazione. Per dare una valutazione ho bisogno di una griglia, perché chiaramente si sta parlando insomma di un lavoro complesso, non è la classica, diciamo, interrogazione o il compito. Quali indicatori mi servono, cioè sono utili per me per poter valutare? Che cosa gli ho chiesto io di fare, ragazzi? Gli ho chiesto di ricostruire una storia e quindi hanno compreso effettivamente la storia, cioè sono riusciti a capire il senso della storia, poi l'hanno rappresentata in maniera corretta oppure, come dire, non hanno saputo ricostruire le fasi. L'hanno raccontata con un linguaggio appropriato? Hanno inserito degli elementi multimediali che erano coerenti? Quindi gli ho chiesto di fare un lavoro. Quali sono gli elementi che vado a valutare? E chiedo al nostro tecnico di tornare un attimo nella condivisione, perché la griglia ve la vorrei far vedere da qui. Non so se riuscite a vederla. Sì, ok.
Allora, ho ricostruito appunto una griglia per la valutazione di un lavoro di questo tipo. Tutte le griglie, come sapete, come chi lavora per competenza, tutte le griglie come sono costruite? Che io metto una serie di indicatori e poi descrivo i livelli. In questo caso ho utilizzato quattro livelli, anche se noi sappiamo che per le scuole, gli istituti tecnici, i licei, i livelli su di valutazione delle competenze sono ancora tre. Però per le scuole del primo ciclo sono quattro, gli istituti professionali sono quattro, ci fa anche comodo per una divisione, diciamo così, dei voti, e per cui abbiamo ipotizzato quattro livelli, immaginando che anche per noi prima o poi arriverà questa indicazione dei quattro livelli, ritenendo che a livello avanzato corrispondano voti 9, 10, 7, 8, 5, 6, da 1 a 4. Allora, primo elemento che io chiedo di valutare, cioè la costruzione della storia. Supponiamo, cioè, che cosa mi aspetto che i ragazzi sappiano fare, quindi a un livello avanzato? Cioè che lo studente sappia ricostruire la storia. So, posso provare anche ad aumentare lo zoom, per esempio, così si vede ancora meglio. Lo studente ha saputo ricostruire la storia, ha individuato i vari elementi, li ha saputi collocare in modo logico e sequenziale. Quindi effettivamente lo studente ha dimostrato nella costruzione della storia che l'ha capita e è riuscito a ricostruire le fasi in modo corretto. Se lo ha fatto, sta a un livello avanzato e quindi su questo aspetto io gli potrei dare un 9 o un 10. Ovviamente se l'ha fatto meno bene, non sempre le ha saputi collocare in modo logico, magari non gli darò 9, 10, gli darò 7, 8 e così andando verso destra, sempre una valutazione sempre più bassa. Quindi, primo elemento, ha saputo costruire la storia. Poi conosce l'argomento, cioè è riuscito a cogliere il legame con le cose che abbiamo studiato? Cioè, da questo racconto è riuscito a far emergere quali sono gli argomenti che abbiamo studiato in maniera, come dire, completa, consolidata, ben organizzata, poi gli aggettivi possiamo usare tutti quelli che vogliamo. Se sì, in maniera ottimale, ovviamente siamo a un livello avanzato e mano a mano a scendere. Poi abbiamo detto cosa potremmo valutare: la correttezza formale e grammaticale, cioè ha scritto le frasi ma ha commesso degli errori di grammatica, ma non si capisce il senso di quello che voleva dire, oppure lo ha scritto molto bene, con forma chiara, corretta, lessicalmente ricca, e quindi anche questo aspetto lo vado a valutare positivamente. Gli elementi grafici, effettivamente ha inserito delle cose nuove, dei video, si è cimentato, c'è un ottimo equilibrio fra i vari elementi. Anche questo è un ulteriore elemento che mi può consentire di dire bravo, hai fatto un ottimo lavoro. Se è riuscito a porre delle domande, come dire, che siano corrette, che siano ampie, cioè se si è limitato a inserire due o tre domandine così molto superficiali, oppure se invece è entrato proprio nel merito degli aspetti disciplinari, perché ovviamente vi ricordo, a noi non interessa cioè ci interessa anche che ricostruiscano la storia, ma ci interessa che la storia venga ricostruita per far emergere quali sono gli elementi giuridici di riferimento. Poi, se abbiamo chiesto loro anche di fare quel percorso che vi dicevo io attraverso le sezioni, potremmo decidere di valutare anche questo elemento, ma anche no, se non glielo abbiamo chiesto. E poi, da ultimo, sempre come quando lavoriamo sempre per le competenze, la partecipazione, l'impegno, cioè questo ragazzo poi questo lavoro, ammettiamo per esempio che gli abbiamo fatto fare in coppia a due ragazzi, hanno partecipato, sono stati puntuali, sono stati, come dire, entusiasti di fare questo lavoro oppure no. Quindi sulla base di tutti questi elementi potremmo andare a valutare su quale livello si sono posti e a quel punto diventa anche, diciamo, facile o relativamente facile dare un voto a questo lavoro che loro hanno, insomma, in cui si sono cimentati. Ultimo elemento, torniamo sulle nostre slide. Ultimo elemento, ok, c'è prima un sondaggio. Sì, E non so volevamo se vogliamo concludere. prima concludere, tanto c'è un'ultima slide. Sì, volevamo concludere appunto dicendo se dopo questo incontro e chiaramente con tutti i materiali che, come ho detto all'inizio, vi lasceremo, vi sentireste insomma più sicuri di proporre una lezione con Digital Storytelling. Chiedo sempre ai miei colleghi di preparare il link diretto, e altrimenti potete sempre andare su www.menti.com. Il numero di questo sondaggio è quello che vedete, 6779 3207,
cominciate pure a votare, facciamo terminare la professoressa D'Amelio e poi in finale vediamo insomma se questo suo intervento ha modificato un pochino la condizione di partenza. Finisci pure, Maria Giovanna. Sì, no, volevo, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che vi ho detto che questa metodologia la possiamo utilizzare per le sentenze, però poi in realtà si può utilizzare questo strumento del racconto, diciamo così, anche per altre situazioni, per esempio per attività di Flipped, no? Come dicevo prima, suggerivo qui altre storie che abbiamo introdotto nei libri di testo, per esempio c'è, a proposito delle norme sociali, no? C'è il racconto, il richiamo alla storia di Saman Abbas, non so se ce l'avete presente, la ragazza afghana che risulta probabilmente uccisa dalla famiglia perché si rifiutava, cioè voleva sposare un italiano, e ancora adesso sono alla ricerca del suo corpo che non è stato trovato. Beh, possiamo chiedere ai ragazzi di ricostruire una storia di questo tipo, per esempio, per introdurre il tema delle norme sociali, delle norme giuridiche, perché il tema del matrimonio combinato, per esempio, non è una norma giuridica, ma una norma sociale che si utilizza in certi paesi. Allora, perché non utilizzare uno strumento di questo tipo per far raccontare agli studenti una storia in cui loro si immedesimano nella situazione di una ragazza costretta a sposare qualcuno che non vuole? Oppure casi molto più tecnici, diciamo, per esempio, raccontare la storia di Autostrade. Autostrade che era pubblica, poi è stata privatizzata, poi c'è stato il crollo del Ponte Morandi, poi adesso è di nuovo pubblica. Anche qui potremmo chiedere di raccontare la storia attraverso uno storytelling, un digital storytelling. Appunto, temi di educazione civica, racconti storie di mafia, oppure situazioni riferite ai goal di Agenda 2030, oppure storie di bullismo, storie di discriminazione, come vi dicevo all'inizio. Anche qui possiamo utilizzare lo storytelling per chiedere ai ragazzi di raccontare le storie, o anche temi di geopolitica, visto che parliamo del caso, per esempio, quest'anno del libro di Rim. Anche qui ci sono tante storie che potrebbero essere raccontate in questo modo, e sempre con il supporto, come vi dicevo, cioè il valore aggiunto, per quello che è stata la mia esperienza, il valore aggiunto è quello di inserire accanto alla storia appunto un test costruito dai ragazzi, e che gli amici di classe si devono cimentare a rispondere, indicando anche magari anche dando una valutazione, perché no, al lavoro fatto dal compagno che gli ha girato la prova di verifica. E insomma, vi assicuro, almeno per quella che è la mia esperienza, i ragazzi sono stati davvero davvero molto entusiasti. E quindi niente, con questo io ho terminato. Chiaramente, se ci sono domande, sì, Maria Giovanna, abbiamo già un po' di domande. In realtà sono più per me che per te, ma va bene, okay. Va bene, qualcuno anche per te. Invece volevo magari mostrare l'ultimo risultato dell'ultimo sondaggio. Eccolo qua. Oh, ma che belle notizie che ci date. Questo ci credo che la professoressa D'Amelio sarà veramente contenta di questo risultato. Provo a tornare indietro nella chat e vedere, mi sono segnata alcune domande che sono arrivate. Se ne perdo qualcuna, per favore ripetetela, così la possiamo rispondere. Allora, ecco, questa te la porgo in diretta, no? Allora, si può avere la condivisione di facsimile del modulo proposto anche sul caso illustrato per poter tenere in considerazione come promemoria per proporre altri casi agli studenti? Allora, tenete conto che sul libro ce ne sono tanti di casi, tenete conto che sulle slide comunque la professoressa ha messo gli estremi delle sentenze, quindi le potete recuperare. Poi se tu puoi condividere il Google Moduli che loro chiedono, va bene. Il tuo, non quello degli studenti, sì, credo. Sì. E quello mi pare che avessimo detto di metterlo anche tra i materiali digitali. Va bene. Allora, dei libri. Se mi dai il permesso, lo metto tra i materiali. Assolutamente. E poi, come dire, mi piacerebbe sempre, anche se ci sono docenti che si cimentano in questa cosa, di poter fare anche una condivisione tra di noi, certo, di situazioni simili, insomma. Ci chiedono anche come poter ricevere il saggio. Vabbè, questo vi rispondo io. Semplicemente potete chiedere il saggio al vostro agente di zona, l'agente di zona di Rizzoli Education.
Il libro è pronto, quindi i saggi ci sono, sia digitali sia credo cartacei. La carta ci mette, sapete, sempre un po' di più ad arrivare in tutte le agenzie. Chiedo Stavo anche leggendo, la scusa griglia di Maria, stavo leggendo io valutazione. qualche domanda. Per esempio, Ah, ne ho saltate alcune. mi sfuggiva un elemento, perché dicevo all'inizio, perché Google Moduli, perché i materiali si salvano sul Drive. Immagino che molte scuole abbiano anche utilizzato la G Suite, diciamo, attuale Sì. Workspace, e che quindi ci sia un archivio, diciamo, proprio all'interno della scuola. Quindi, utilizzando la G Suite, io ho i lavori degli studenti anche già a disposizione, quindi sono condivisi con me, io li posso guardare, come dire, in diretta, posso valutarli, restituire la valutazione. E quindi, diceva, come utilizzi, in quale modalità viene somministrata la prova ai ragazzi? In questo Ah, caso, sì. diciamo, c'è uno scambio, basta cliccare sul link, cioè io una volta che ho creato la prova su Google Moduli, mi dà la possibilità di condividere questa prova e quindi posso girare il link o inserisco la mail della persona a cui lo voglio destinare oppure giro il link all'altra persona, la quale si collega su internet e svolge la prova, per esempio. Ma comunque le prove, dicevo, sono salvate sul Drive della classe e quindi sono a disposizione un po' di tutti. Ecco, c'era anche un'altra domanda che adesso nello specifico ho perso nello scorrere della chat, però era una prof che diceva nel libro che abbiamo in adozione non ci sono le sentenze. Come vi dicevo, nelle slide che potete scaricare nei prossimi giorni, la professoressa ha comunque inserito sempre, gli estremi della sentenza e quindi potete. Certo, dall'originale è un po' più faticoso, però potete partire da lì e far ricostruire ai ragazzi col vostro aiuto tutti gli step, così come vi ha fatto vedere la Sì, professoressa nei nostri D'Amelio. libri io sempre, diciamo, inserisco, cioè noi inseriamo sempre dei No, tira via casi di quella lì, laboratorio di giusto. competenze con sentenze, quindi anche nelle edizioni precedenti ce ne sono. Ma come vi dicevo anche all'inizio, alla fine, insomma, basta anche volendo cercare delle sentenze su un tema particolare, sui contratti, sugli adempimenti, in adempimento capite bene che ce ne sono tantissime, no? Quindi se qualcuno non trova dei riferimenti può anche costruirli da sole, ma nei materiali di Tramontana ce ne sono tanti perché ne abbiamo veramente fatte tantissime nel corso degli anni, anche nei libri precedenti, quindi un qualunque caso o un riferimento, diciamo, appunto alla sentenza, potete riprendere il testo della sentenza all'inizio. Diciamo come premessa, no? Una volta dette chi sono le parti, c'è sempre la ricostruzione della storia. A volte sono più semplici, a volte un po' più complicate. È chiaro che noi sui libri di testo facciamo un lavoro preliminare in cui semplifichiamo ulteriormente il testo della sentenza, per cui preso dai libri di testo è sicuramente più semplice. Però se proprio non vi piacciono, non le trovate, potete, come dire, cercare anche voi delle sentenze. Insomma, l'idea era quella di trasferire. Ecco, questa metodologia, nel senso di dire utilizziamo le sentenze, intanto che i ragazzi prendono familiarità anche con un linguaggio che non è sempre facilissimo, però con la nostra mediazione riescono a imparare ad averne familiarità, diciamo così, e riescono a capire effettivamente il valore di quello che studiano applicato alla realtà. Mi chiedono il titolo del volume, non è un saggio, ma è un volume per il triennio diritto RIM, relazioni internazionali. Il titolo è Passaporto di diritto e come vi dicevo, se siete interessati potete chiederne una copia saggio al vostro agente di zona. Abbiamo superato un pochino il limite di tempo a nostra disposizione perché sono le 17:09, quindi se non ci sono altre domande, io ringrazio davvero tanto la professoressa D'Amelio che come sempre è stata molto chiara e ci ha dato anche un sacco di spunti.
su questa metodologia, insomma, che non è ancora molto conosciuta. E ringrazio voi per essere stati con noi per questa ora e vi aspetto ai prossimi incontri sulle metodologie didattiche innovative, che vi ripeto saranno l'8 marzo, sempre con la professoressa D'Amelio, per parlare di Flipped Classroom, una Flipped Classroom soft, come l'abbiamo declinata qui in casa editrice, mentre il 4 aprile parleremo di debate, anche questo non soft, ma diciamo con un andamento lento, diciamo così, un'introduzione lenta, con la professoressa Bellavista. Ripeto, nei prossimi giorni potrete avere il vostro attestato di partecipazione e potrete scaricare anche i materiali che metteremo a disposizione, quindi non solo le slide, ma anche il Google Moduli che vi ha presentato la professoressa D'Amelio. Il video resterà comunque disponibile sul nostro canale YouTube e vi ringrazio e vi saluto anche da parte della casa editrice e ringrazio ancora tanto la professoressa D'Amelio. Buona serata a tutti. Grazie a voi, alla prossima.